Ciao e benvenuta nel mio canale. Oggi ti insegnerò a fare una ricetta facilissima attraverso l'amido di mais. Quindi andremo a creare il gham che è fondamentale per tutte le ricette come prodotto base. Il gham è estremamente idratante ed è perfetto sia per la pelle del viso, sia per i capelli, sia per creare delle basi come per andare a fare l'henné o per andare a fare delle maschere un po' più complesse, ma sempre molto semplici per i nostri capelli. Quindi iniziamo subito a vedere come si crea il gham per poi nei video successivi andare a creare delle ricette un po' più complete. Partiamo subito accendendo il gas, preferibilmente dove è più piccolo, quindi dove facciamo il caffè. E andiamo a mettere all'incirca un bicchiere d'acqua, quindi 200 ml di acqua, e andiamo ad aggiungere esattamente 2 cucchiai di amido di mais. Andiamo a metterli quando l'acqua è ancora fredda, in modo tale che sarà molto, ma molto, ma molto più facile amalgamare e che non vengano dei grumi. Adesso ci dobbiamo armare un attimino di pazienza ed iniziare a girare in modo tale che l'acqua pian piano si scalderà, evaporerà e andrà a creare il classico gel che poi useremo per i nostri capelli. Questo gel, come vi ho detto all'inizio, è estremamente, estremamente idratante e quindi va bene per andare a riportare acqua nei fusti o comunque idratazione alla nostra pelle nel momento che lo andremo ad usare. Adesso, come vedete, è uscita una acquetta bianca e andremo a girare. Eccoci qui. Allora, come vedete, abbiamo girato abbastanza finché il nostro amido di mais è iniziato ad essere un gel. Aspettiamo ancora un attimino a girarlo. L'importante è che non sia troppo solido quando è nel nostro pentolino, perché nel momento che lo andremo a versare in una ciotolina e questo si raffredderà, sarà pian piano ancora più solido e gelificato e quindi potrebbe diventare troppo compresso, troppo gelificato e quindi impossibile da utilizzare sui nostri capelli. Ok, direi che la consistenza è perfetta, come vedete. Adesso chiudiamo e lo andiamo a versare in una ciotolina. Il nostro gel, come vedete, è pronto e adesso lo possiamo aspettare che raffreddi e possiamo usarlo come base per tutte le nostre ricette future. Se il video vi è piaciuto, sostenetemi con un pollice in su e se non volete perdervi gli altri aggiornamenti, iscrivetevi al mio canale. Grazie, un bacio!